Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keeps a lot of folks alive. We can have a lot of fun. Cosa vi insegno oggi? Vi insegno a saltare la corda. Uno degli esercizi del pugilato che riconoscono tutti quanti è il salto della corda. Quando uno vede una persona saltare la corda fatta bene, dice: wow, questo è un pugile. Perché nei film si è sempre visto il pugile che salta la corda in allenamento, in palestra, da solo, che salta la corda in solitaria, per fare delle scene un po' scenografiche. Una volta c'erano le corde, le belle corde erano quelle di cuoio, soltanto che la corda di cuoio è un po' leggera e gira non troppo veloce. Poi se non la tieni troppo, se non la tieni bella distesa, la tieni magari arrotolata in borsa, rimane tutta attorcigliata ed è difficile da utilizzare. Adesso ci sono delle corde fatte in plastica, magari con l'anima di metallo dentro, che fa in modo che quando la giri rimane bella tesa, senza attorcigliarsi. Più semplice da saltare perché non ti si attorciglia, anche a basse velocità, anche se stai scendendo di velocità, non si attorciglia, rimane sempre tesa alla stessa lunghezza. Ora andiamo in palestra e vi mostro come si salta. Col cameraman. Prima cosa, la lunghezza della corda. Vi infilate la corda sotto i piedi, tesa, deve essere più o meno all'altezza dei fianchi, non più lunga e non troppo corta, all'altezza dei fianchi, dove c'è il gomito che fa un angolo quasi 90 gradi. Questa qua è la lunghezza ideale. La prima cosa che vedo che fanno tutti quanti in palestra è il saltino prima. Saltino, e qua, questo lo dobbiamo evitare. Cominciamo lentamente, mettiamo la corda dietro, cominciamo lentamente, mentre gira la corda, un salto fermi, fatelo anche lentamente, fatelo un passo alla volta. Salto, giro, salto, senza fare saltino prima, man mano prendete velocità, e vedi che le braccia gira solo col polso. Non è quando fate lentamente, girate con tutte le braccia. Quando cominciate a prendere velocità, solo sul polso, con il polso. Dopo 2 o 3 settimane che fate questa cosa qua, e avendo eliminato il saltino prima del salto, non il dopo salto, che avete fatto un solo salto, allora fate la stessa cosa passando da un piede all'altro, cioè saltate con un piede e l'altro, un piede e l'altro, un piede, l'altro, un piede, l'altro, finché non cominciate a prendere velocità. Il salto tipico dei film, perché l'ho impugilato, è il doppio salto sulla gamba, no? Salto, 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 ogni volta che saltate, ogni volta che staccate il piede, la corda passa sotto, quindi lo faccio vedere. 1, 2, sono troppo vicino. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Quindi cominciate così e vi fate anche degli elementi di round, che ne so, fate 3 minuti di salto e 1 minuto di riposo, 3 minuti di salto e 1 minuto di riposo. E potete cominciare a scaldare il gioco delle gambe, scaldare i muscoli, perché saltellando comunque il cuore incomincia a pompare, a scaldare tutti i muscoli ruotando la corda e saltellando la corda. Potete incrociare, passare sotto. Quello che volete fare tutti lo so già,
e incrociare la corda. Dov'è che si incrocia la corda? In testa, così. Dov'è che si incrocia la corda? Mentre sta girando, per incrociare, gira, ruoti le mani e vedi che la corda si intreccia e la saltate così. La velocità della corda deve essere un po' sostenuta, perché sennò non è tesa. Già queste corde qua, vedete che è un po' che non la uso e vedete che è tutta attorcigliata. Infatti ho tirato già 2 o 3 bestemmioni perché mi inciampavo. Comunque deve essere abbastanza tesa. Quindi se è veloce, vedete, con la velocità è tesa. Mentre saltellate, davanti ruotate, ok? Deve ruotare quando appena avete saltato, ruotate le mani in modo da passare con la destra a sinistra e con la sinistra a destra. E qua saltate ancora. E quando poi passa di nuovo sopra, ruotate di nuovo. Prova a farla il più lento possibile, al massimo metto il rallenti. Questo è il salto normale. Esatto. Questo è il salto normale. Passo sotto. 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 Incrocio. 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 La velocità normale, raga, anche è bello da vedere. Alla Mayweather. Girava tutta gelato, io, così. Incrociato così, anche da una parte all'altra, questo anche se non salta la stessa cosa, però fa tanto film, no? Ruota, ruota, ciak, ruota, ciak, ruota. Cominciamo poi, quando incominciate a prendere un po' di confidenza e la corda è bella tesa, a fare questi passaggi qua. Un'altra bella cosa, perché che scalda bene il cuore, che aumenta un po' i battiti cardiaci e per comunque dare anche degli sprint della corda, per non fare sempre il lavoro allo stesso ritmo, è il doppio salto, cioè il doppio giro. Fate che in un salto passate la corda 2 volte solo. Questo è soltanto questione di organizzarsi bene nella rotazione, con la corda bene in velocità, saltate un po' in alto e passate la corda 2 volte. Ok? E poi lo fate di continuo. Cominciate con uno. E poi di continuo. Buon allenamento a tutti. Strong.